La smetti, quei giornali qua per favore. No, grazie. Io sfermeli, dato che so che ormai perdo tutte le sfide con voi. Riusciamo ad arrivare a 20.000 like anche per questo video? Vediamo. Hola trollini, qua è Pepius, benvenuti in questo nuovo video. Raga, prima di tutto, notiziona, abbiamo cambiato la luce, quindi ora è molto più bianco, vero, rispetto agli altri video. Ditemelo nei commenti, per forza. Come avete visto, Graziana mi ha fatto un prank l'altra volta. Ed inoltre, oltre a questo motivo, c'è che, sentite bene ragazzi, perché poi non capite, Graziana, come avevamo detto tempo fa, deve partire di nuovo. Quindi in questo periodo diciamo che non sarà con me, lo vedrete su Instagram che starò solo, però la vedrete comunque sul canale, perché ho già registrato dei video, ci sono già dei video pronti, quindi non vi preoccupate, non sentirete la mancanza. Magari se vedo che fa tardi nel tornare, registrerò qualcosa per i fatti miei da solo con i miei genitori, ma vediamo un po'. Ci organizziamo, non vi preoccupate. Colgo la palla al balzo per fare un prank io questa volta a Graziana, dove l'andrò a lasciare soltanto con una lettera. Infatti ho scritto una lettera dove appunto dico a Graziana i motivi per la quale la lascio, che bla bla bla. Ora ve la andrò a leggere così sapete che cosa le ho scritto, dato che non credo che Graziana la leggerà ad alta voce da sola in casa, quindi ve la leggo io, non vi preoccupate. Comunque oggi hanno attivato la campanellina Alessio Sasanelli e Angelo Roccotelli. Bellissimo, sono quasi simili i nomi. Comunque mi raccomando, attivate anche voi la campanellina, ovviamente iscrivetevi se non la potete attivare, e scrivetemelo qua sotto nei commenti, perché due di voi saranno salutati nel prossimo video. Comunque sì, già sapevamo che Graziana prima o poi doveva ripartire, quindi stavolta è diverso, l'altra volta è stato un colpo, questa volta più o meno lo sappiamo, quindi è triste comunque, però mettiamoci un po' l'anima in pace, tanto sappiamo che tornerà da noi. Questa è la lettera che ho scritto a Graziana, se volete tipo mettere in pausa e leggervela, è qui. Comunque, cara Graziana, ti scrivo questa lettera per dirti addio, perché non ho la forza di dirtelo di persona. Prima di tutto ti amo tanto e ti amerò per sempre, mi hai dato una vita meravigliosa e non rimpiango nulla del tempo passato insieme. Sono un poeta, raga, mi hai fatto maturare molto. E ti ne sono grato. Cioè, mi sta venendo da piangere a me, figurati di Graziana che legge la lettera. Però non sopporto il fatto che tu parta ancora una volta. Devo pensare a me stesso, quindi... Diciamo che le sto facendo pesare il fatto che lei debba partire, anche se non è una cosa molto bella. Però ci è andata pesante l'ultima volta, quindi calma. Accanto al bidone di casa mia ho lasciato tutte le tue cose in uno scatolo. Corri a prenderle prima che le portino via. Perché ragazzi, se le avessi lasciato qua sarebbe stato troppo facile. Cioè, se le prende, invece le lasciate vicino a casa mia, che è dall'altro lato, è vicino al bidone, così si impanica. Ci siamo fin qua. Poi le ho scritto: stammi bene col cuore, Peppe. Dopodiché, per il pezzo forte, gli ho messo PS: ricordati che mi devi ancora 7,55 euro per la pizza dell'altro giorno. Inviameli tramite PayPal. Ragazzi, cioè, vuoi che parti con i soldi della pizza? No, non va bene. Che fai? Te ne privi dei soldi della pizza? E no, che non te ne privi. Quindi, grazie alla per PayPal, mi devi inviare i soldi. Mi raccomando. PSS: dico ai trollini che ci siamo lasciati per colpa tua. Presto troverò un'altra per fare i video, non preoccuparti. E con questo, se si era, cioè magari si era triste per il fatto che lo lasciate, questo proprio la perdiamo definitivamente, perché si arrabbierebbe tantissimo, soprattutto, cioè, ovviamente con un'altra ragazza, cioè proprio ciao alla vita. Quindi ora, what the fuck? Raga, è Graziana che sta mandando la polizia ad arrestarmi. Quindi ora le dico tramite WhatsApp di venire qui, ve lo risparmio questo, e posizioniamo la videocamera e io me ne vado. E speriamo, vediamo la reazione, magari esce di casa, la vedo. Sto nei paraggi comunque. A few moments later. Thank you.
Raga, aggiornamento, io l'ho vista entrare in casa, poi mi sono allontanato con la macchina e sto aspettando un qualsiasi tipo di reazione, sto aspettando che mi venga un messaggio, quindi non so se non ha trovato la lettera, ma io credo proprio di sì, perché cioè era sul divano, uno entra e va sul divano, quindi è l'unica cosa che mi è venuta in mente. Non lo so, non so che cosa aspettarmi, se pensa che è uno scherzo. Se, cioè, io penserei fosse uno scherzo, vi devo dire la verità, perché magari uno lascia su WhatsApp, però l'ho voluto fare proprio per depistare un po'. Su WhatsApp sarebbe stato troppo facile, cioè non ci casca. Magari per lettera, mi sono impegnato a scriverla, ci può stare, vediamo. A few inches later. Raga, mi sta chiamando infatti, scontatissimo, sta facendo la videochiamata, però noi gliela rifiutiamo, gliel'ho rifiutata, ora vediamo, perché non lo so, ho paura. Voglio vedere se mi richiamo o mi scrivo un messaggio. Di nuovo. Allora, raga, vi tengo la videocamera qua, ogni tanto vi faccio vedere, però è un po' difficoltoso. Ehi, Gra? Che c'è? Come c'è? Aspetta un attimo che non prende bene, un attimo. Sto guidando, capito? Sì. Ok, dimmi. Come dimmi? Tutto ok? Sì. Oh! Ok, dimmi, che c'è? Ti faccio uno scherzo. No, dimmi. È uno scherzo. No. Mi hai lasciato una lettera. Lo so. Non sapevo, boh, come dirtelo. Su WhatsApp non ci avresti creduto, infatti non te l'ho scritto, adesso è la cosa migliore. Ma perché dici queste cose? Ma perché tu parti? Cioè, basta, mi sono stancato. Ti ho detto non andare, tu parti. Quindi. Ma scusa, è colpa mia. E che è mia? Non è che parto per farmi la vacanza, eh? Niente, non ne voglio più sapere. No, sì, bravo, no, basta. Raga, gliel'ho chiusa la chiamata. Ecco, lo sapevo. Re la chiama. Vado, raga, non vorrei che mi vedesse. Dimmi. Non mi chiudere. Ma se ti ho detto che non ti voglio più sentire, basta, è inutile che mi chiami. Ma tu non sei normale, oh. Ma non mi va. Cioè, ormai parti, cioè, non è inutile. Intanto, prima cosa, mi devi dare 7,50 euro, perché io non è che me le dimentico le cose. Mi devi già 7,50 euro. Erano 10 e te li sto abbonando. Dammi 7,50 euro e siamo a pace. Boh, te lo giuro, io non ci sto credendo. Poi, quando parti, cioè già da oggi, sinceramente, mi sto mettendo d'accordo per registrare i video con Antonella. Vai a prendere le cose, perché stanno là, eh? No, non mi frega niente delle cose, io voglio te. No, gran, basta. Dai, beh, non mi chiamare più. Ok. Esplosione di Graziana in arrivo. Sicuro. Bello, è ostinata la ragazza, però. Cioè, continua a chiamarmi. Andiamo da lei, perché voglio vedere un po' la situazione. Cioè, non è che la lascio così, ma siete scemi. No, non ti ho lasciato la lettera. Piacere. Mi hai pure buttato a terra. No, l'ho buttato a terra, non mi è caduto. Cioè, ti ho scritto tutto, che cosa vuoi di più? Ma sei normale? Cioè, non lo so. Boh, dimmi tu. No, tu mi devi dire. Ma ti ho scritto tutto, se ti ho detto non ti voglio vedere più, perché parti, non voglio stare da solo. Che stai facendo? Sto prendendo i soldi. Di che soldi? La pizza. Ah, più brava. 8 euro, eh? 75% però 8 va bene, Certo. Sì. Non la voglio! Tieni!
C'è sta Greta va, che fa il portello per la mia tutta, c'è la testa a terra. Cioè però, cioè, a buttare tutto il tempo insieme. Grazie per i soldi, andiamo a mangiare la pizza con Antonella, no? Che dobbiamo offrire, perché dobbiamo fare tutti insieme. E ciao. La smetti? Puoi tornare qua per favore? No, grazie. Ma non che cosa? No, grazie, no. Non puoi lasciarci sempre nei Break Wars! Sempre! Ci sta! Ma dove si va? Nel Break Wars! Break Wars! Wars! Break Wars! Tieni, arrivo di soldi. Ma che sono della pizza? Mi sono detto che devo prendere oggi. Infatti, sembrava strano. Che? No! È uno scherzo brutto. Sì, mi è stata colpa tua. Non è stata colpa mia. Perché l'ultimo scherzo che mi hai fatto è che mi hai fatto un po' cattivo per il virus. E Nicola, no. Che non ti lascerò. E non mi devi riprendere con gli occhiali, però, beh. Mentre piangi. Non è giusto che piangi, perché poi loro pensano che io sono cattivo perché piangi, ma tu piangi sempre. Avete ragione. Non è vero, raga, perché lei piange sempre, anche io dovevo piangere quando Graziella mi ha tradito col mio cuscino. Cioè, non è giusto sto fatto, lei piange e vi intenere lisce. Però parti lo stesso, questa è una cosa triste. Però vi ho detto, raga, Graziella non mancherà sul canale perché abbiamo dei video, abbiamo delle challenge, abbiamo delle robe che abbiamo già registrato la settimana scorsa. Quindi spero che... Sono proprio vecchissimi. Cioè, siamo comunque di 2 settimane fa. Quindi, ragazzi, da Graziana e da me è tutto, ciao.